Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Jonathan ed eccoci qui ragazzi di nuovo per una challenge su PES 2016 di nuovo con il mitico Gabboman. Grande Johnny! Grande Gabboman, finalmente di nuovo insieme dopo la challenge, la Free Kick Challenge che abbiamo fatto. Vi metto il link in descrizione, andatevela a vedere. Oggi la Penalty Challenge, di nuovo stavolta sui rigori, la volta scorsa sulle punizioni. Non è andata molto bene, Gabboman. Per me è andata benissimo, sinceramente. Ci credo, non hai scartato tu, ho scartato io. Effettivamente, dai. Però oggi sono sicuro che te rifarai. So sicuro che oggi me lo appizzi. Speriamo, non per cattiveria, non per cattiveria, perché i miei giocatori piangono. No, perché già. Giustamente, no, capito? Perché poi mi vieni a buzza a casa e poi, capito, meglio de no, meglio de no. Ti rapino l'account. Per fortuna che abiti a Londra, guarda. Ti rapino l'account. Sì, sì, sicuramente. Va bene, se va bene. Se potesse passare qualche giocatore te lo darei comunque. Speriamo che speriamo che in PES 2017 mettano questa opzione, dai. Magari, ma sarebbe bellissimo, guarda. Così mi compro a Baggio da tuo fratello. Perfetto, non lo so se te lo dà, mio fratello è infame queste cose, Mannaggia. Infamone. Vabbè. Comunque, quindi Penalty Challenge, faremo 5 rigori ciascuno, chi segna di più, chi perde scarta un over all'80, non 85, perché ragazzi la volta scorsa non siamo arrivati a 250 mi piace, se ci arriviamo stavolta scartiamo un over all'85 la prossima volta. Direi di partire, possiamo partire, Gabbo, me ne siamo pronti? Vai! Allora... Tanto hai scelto il Napoli, tirerò anche io con Higuain, perché io sono un grande tifoso dei Higuain. Grande. Sicuramente se la Roma lo compra sono contento. io non sono contento. Allora, quindi abbiamo sul mio canale facciamo con il Napoli Higuain, poi sul tuo facciamo con Er Pupone. Andate a vedere la challenge. Ovviamente. Sul suo canale con Er Pupone, vedete cosa abbiamo combinato là. Sempre link in descrizione. Sicuramente avrò vinto io. Staremo a vedere, poi vediamo. Andate a vedere il video e vedete. Io parto, tiro il primo. Quello con il cursore blu sono io. Vado. Allora, già vedete il cerchietto giallo, quindi saprete dove tiro. Io ci provo a sinistra, vai, ad incrocio. Speriamo che sbagli. No, questa la segno. No, troppo piano, ho tirato troppo piano. Te prego, sbaglia. Oddio. No, l'ho spiazzato, grande, mamma mia. Che colasso, amici. E siamo a 1. Vai, Gabboman, vai tu, 1-0 per te, tocca a me. Sono sicuro che segno. Io credo di no. Io credo che questo è palo. Palo traversa. Speriamo di no. Porco cane. Mamma mia. Quasi te la parava. A momenti svengo. Mi sono messo paura. Ti dico la verità. Perché l'ho visto proprio che partiva come un gatto. Cioè, ci si è proprio fiondato. Un felino proprio. Un rapace pure, volendo. Allora, questo gliela tiro raso a terra. Vedi. Di classe. Vai. Oh, fa tutto il giro Higuain. Attento, ti mette che te la smozzica. Wow. L'ho rispiazzato. Pro player dei rigori proprio. Porco cane, oh. Mi cominci a mettere paura, ti dico la verità. Devi avere io paura. Lo so. C'ho paura. Allora io la metto qua. Oddio, ho tirato piano. Jonathan, aiutami! Ho tirato! E vai! Grande! Porca puttana! Mi dispiace, Gabboman. Mi dispiace. Quindi siamo 2-1. Me rifarò. 2-1 per te, vai. Terzo rigore. Questo qua, questo gliela tiro proprio centrale, in mezzo alle gambe. Questo gli faccio air tunnel, gli faccio. Madonna! Speriamo che te la piacca in se butta! Vai, chiudo vai! L'occhi. No, ma c'è anche porca puttana. Grande, no. 3-1, vai. Ma grande o glande? Perché no, si potrebbe confondere la parola, Mi è sembrato di vedere un gatto. Grande detto in cinese, glande. Però intendevi grande, giusto? Esatto. Ok. Grande Higuain che con me, perché quello... C'ha i favoritisti, c'ha Calciopoli con me. Come dici tu, è Calciopoli. Perché Higuain è il tifoso del Napoli, infatti... sta nel Napoli. Allora mi fa vincere, con te sbaglio. Lui lo sa che io so della Roma, ovviamente. Quindi sbaglia quando tira lui, con me. Vabbè. Io ci provo uguale. Vai. Io provo una bombazza sotto l'incrocio. La bombazza. Però lo provo di qua.
Vai, questa te la para. Oddio, mi dispiace. No, non me la para. Non me la... Mamma. Ho segnato. Ma è traversa rete. Ma che ne so, poco, ho solo visto il gol. Basta che è entrata, che ce ne frega. È entrata, è entrata. Ok. Ma sta in vantaggio però, eh. Eh sì, siamo 3-2, 3-2, questo è il quarto. 3-2, quarto rigore. Vai. Qua, dai, questa potente, più o meno potente, speriamo che va dentro, non io la buffo. Parare. Io vai. Scia la puttana. E vai, siamo 4-2. Sento puzza del giocatore scartato. Lo sento. Pure io la inizio a sentire. Finalmente una vittoria per Jonathan. Io la metto là. Speriamo che non mi para, perché se no vinci, eh. No, oddio, grande. Mamma. Questa era proprio di classe. Dai, l'ultima possibilità. Se segni hai vinto, è tutto nelle tue mani. Ci provo di nuovo raso terra. Vai dentro, dai, ti prego. Dai, sbaglia. Higuain, Pipita, non sbaglia. Mi deludere. Pipita, no! Ecco! Dai! Sì! No! Alla fine! Para, però ti prego, aspetta. Portiere della Roma. Aspetta, perché se questo me la para, hai vinto comunque. Eh sì. Quindi, porca miseria, la pressione è tutta su di me. Non ce la posso fa. Sbaglia, sbaglia. Senti, io voglio fare un tentativo. No. Speriamo bene. Speriamo bene. No. Oddio, il cucchiaio. Io ho fatto il cucchiaio con Higuain. Io ho fatto. E gli hai fatto il cucchiaio. È un down romano. Solo il cucchiaio poteva essere. Che culo. No, aspetta. Non posso sbagliare. Ho rischiato, ti dico la verità. Vai dentro. Oddio, ti dimmi, prego, che te ti la prego. Para. Meno male. A chi sbaglia adesso? Se sbagli. Proprio... Sbagliala, sbagliala. Vai, provo. Portiere della Roma, sbagliala. Io ci provo così. Vai, vai. Sarebbe il colmo se me la para, ce l'ho fatta. Mamma mia, il portiere vola tutto dall'altra parte. Mannaggia. Tu devi considerare che tu c'hai Higuain dalla parte tua, ma io c'ho il portiere dalla Roma, eh. Esatto, esatto. Vai, wow, troppo forte, questa è troppo forte. No, la butti dentro, la butti dentro. Oddio! Mamma mia! Ha Madonna. Fatto il bluff. L'ho bleffato. Ha sfiorata con l'accetto della scarpa. Esatto. Porco, con i tacchetti. Cane. Oddio, no, questa è piano. Palo, questa è sbagliata. Questa è piano pure, tra la... porca puttanazza! E vai! No. E vai, non finalmente posso non scarto. Il giocatore. Gabman, nella vita si vince e si perde. E oggi hai perso. Lo so, ma a me mi rode il culo quando perdo. Scusami. Oh, la volta scorsa hai vinto tutte e due le challenge. C'hai ragione, no, c'hai ragione, dai, sono contento, mo te scarto un giocatore che tu manco te lo immagini. Preparati. Vabbè ragazzi, quindi adesso andiamo a vedere Gabboman chi scarterà, ma prima cliccate sulla sua faccia per andare alla challenge che abbiamo fatto sul suo canale, così vedete un po' cosa abbiamo combinato di là, se ho vinto, se ho perso, e trovate il link sempre pure in descrizione se per caso, che ne so, da cellulare non vi fa cliccare sulla faccia di Gabboman. Quindi andiamo a vedere chi scarta Gabboman, andiamo al My Club di Gabboman. Allora Jonathan, eccomi qua, sto nel mio My Club, sei contento? Eh sì, sono contento, sì, finalmente scarti tu e non io, ci siamo, vediamo un po' chi scarti, sono curioso. Sto a rosicà, guarda, non mi riprenderò per i prossimi 5 giorni, ti dico la verità. Mamma mia, povero Gab, cliccate un mi piace per Gabboman, dai. Sì, dai, direi proprio di sì. E quindi, dai, io c'ho in mente un giocatore da scartare, vediamo se te fa piacere, sicuramente è una vecchia conoscenza. Sì, vediamo, sentiamo. Allora, aspetta, Vecchia conoscenza mi fa paura, che cos'è? Aspetta un attimo perché lo sto a trovare. Eccolo qua. Che ne dici, Cebolla può andare bene? No, Cebolla no. Il mitico Cebolla, no? Mi si sono affezionato. Lo so, però guarda, a me l'acne mi è passata, quindi lo vorrei mandare via. Anche perché c'ho paura che mi fa venire le bolle. Niente più acne, mannaggia. Basta acne, guarda, lo sviluppo è andato, quindi l'acne giovanile è passata.
Ah, ok, va bene, dai, mannaggia, ci mi c'era affezionato il povero Cebul. Spero di trovarlo io in MyClub, dai. Ci faccio un se video. Lo trovi se lo trovi te, guarda, è più facile che trovi Baggio che Cebolla, e ti ho detto tutto. Penso sarei contento, però, dai. Sì. Baggio per Cebolle va bene. Appunto, dai. Quindi lo svincolo, oh, 1010 GP per Cebolla. Alla faccia. Oh, 1000 GP per Brufolo, è buonissimo. Porca puttana. Vai, vai, schiaccialo, schiaccialo, voglio dire svincolo. Eccolo. Ma non staremo a fare una cazzata. È andato. È Cebolla ha svincolato. È morto. Brufolo schiacciato. Perfetto, è uscito tutto il pus dall'inizio alla fine. Mamma mia, che schifo. Che vomito. Mi faccio schifo da solo quando dico queste cose. Qua è una schifezza. Vabbè, dai, sono contento. Questa challenge è finita bene. Ho vinto. Ah, niente traverse. Non ho colpito nemmeno una traversa stavolta. No, infatti. Meno male. Meglio vabbè, così, ragazzi, dai, meglio così. Sì, sì, meglio così, meglio così. Questa era la challenge, ragazzi. Come dicevo, passate dal canale di Gabboman in descrizione, ragazzi. Mi raccomando, passate dal suo canale. Tanti video di PES divertentissimi e bellissimi. Vedetevi l'altra challenge sul suo canale, sempre sui rigori. Vedete come è andata a finire lì. E che dire, se il video vi è piaciuto, come sempre, cliccate un bel mi piace. Se non vi è piaciuto, poi può capitare che il gameplay non gli è piaciuto, Gabboman, no, no. Può capitare di tutto, guarda, quindi io sono d'accordo. Può capitare che non vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto, da parte del mitico Cebolle scartato... Madonna. Grazie ragazzi, da Jonathan Amendola, gli Amendola Brothers, il mitico Gabboman, al prossimo video, prossima challenge, alla prossima. Ciao, adio! Bella, regà!